Cari amici di Extravergine d'autore, con il video di oggi andremo a mettere a confronto la scelta tra una casa editrice e il self-publishing. So che molti di voi si fanno questa domanda: qual è la scelta migliore? Per aiutarvi a dare una risposta, vediamo quali sono le principali differenze tra lo scegliere una casa editrice e fare tutto da soli con il self-publishing. Innanzitutto precisiamo una cosa. Stiamo ovviamente generalizzando. Ogni casa editrice ha le sue peculiarità, così come ogni self-publisher ha le sue esigenze. Per non generalizzare troppo, però, in questa nostra analisi abbiamo diviso le case editrici in due macro aree: le grandi medie case editrici e i piccoli micro editori. Da questa discussione sono escluse le case editrici a pagamento, su cui magari torneremo con un altro video. Partiamo analizzando quella che è la cosa principale, cioè il vostro libro, come viene realizzato il vostro libro. Con le case editrici, lo sapete tutti, è abbastanza facile rispondere. Fanno tutto loro. Si occupano dell'editing, dell'impaginazione, di realizzare la copertina. Voi non dovete preoccuparvi assolutamente di nulla. Con il self-publishing, al contrario, siete voi a dover far tutto, ammesso che ne siate capaci, perché ovviamente fare una bella copertina richiede delle conoscenze di grafica, a volte non indifferenti. Riuscire a fare un buon editing vuol dire staccarsi in maniera solida da quello che è il proprio testo, riuscire a leggerlo come una terza persona, con una terzietà che è difficile da realizzare. Per cui questo sicuramente è un ostacolo molto grosso per il self-publishing, e a volte potrebbe essere necessario per avere un lavoro di qualità affidarsi a delle terze persone, a dei freelance che si occupino ad esempio della realizzazione della grafica. Parliamo di distribuzione. Con i grandi editori, ovviamente, non dovete preoccuparvi. Pensano anche qui a tutto loro. E più credono nel vostro progetto, e più la distribuzione sarà capillare, ovviamente in tutti gli store online e in tutte le librerie. Con i piccoli editori, invece, la questione si fa un po' diversa. Spesso i piccoli editori faticano a distribuire in maniera capillare su tutto il territorio, raggiungono poche librerie, spesso quelle vicine alla loro sede, quindi lavorano molto in locale. A volte non sono presenti neanche sugli store online, preferiscono lavorare attraverso il loro sito, per una convenienza prettamente economica. Insomma, per le piccole case editrici distribuire non è sempre così facile. Per il self-publisher, invece, la distribuzione diventa molto efficace attraverso gli store online, perché tutte le piattaforme di self-publishing hanno una distribuzione molto forte all'interno degli store online. Altra storia, invece, è la distribuzione in libreria, che per un self-publisher è praticamente impossibile, se non in librerie amiche di conoscenti o di librai che si prestano a lasciare un po' di spazio agli autori autopubblicati. Parliamo di promozione. Anche qui è inutile dire che per i grandi editori la promozione è tutta a carico loro ed è ovviamente fatta in grande stile, se credono molto nel vostro progetto. Si parla di promozione attraverso tutti i media, televisione, stampa, web naturalmente. Per i piccoli editori invece la promozione resta un tasto dolente. Spesso non hanno le forze e le energie per fare una vera e propria promozione e l'impegno resta quasi esclusivamente sulle spalle dell'autore. Nel self-publishing, ovviamente, è l'autore che deve preoccuparsi della promozione. Parliamo ora di permanenza sul mercato. Per i grandi editori, dove il libro è fondamentalmente un prodotto commerciale, la permanenza dipende molto strettamente da quanto il libro ha successo. Se il vostro libro ha molto successo, resterà sulla cresta dell'onda probabilmente per anni, verrà pubblicato in diversi formati e se ne parlerà parecchio. Ma se così non è, è probabile che sparirete dagli scaffali delle librerie nel giro di un paio di mesi per essere sostituiti da un nuovo titolo entrante. Per il piccolo editore, la permanenza sul mercato dipende strettamente dal numero di copie che sono state stampate e dal successo che il libro avrà. Se il libro non avrà avuto un grande successo,
finite le copie, verrà tolto dalla vendita. Se invece avrà avuto un buon successo, potrebbe essere ristampato in seconda e in terza edizione e restare comunque in vendita per tutta la durata della tiratura, finché le copie non saranno vendute. Per il self-publishing, invece, il ragionamento è completamente diverso. Siete voi a gestire questo aspetto. Siete voi a decidere quanto il libro resterà in vendita sugli store. Siete voi a decidere quando togliere il libro dalla vendita. È tutto completamente in mano vostra. Vediamo l'ultima questione, quella delle royalty. Con gli editori, grandi o piccoli che siano, si va per l'autore da un 5 a un 10% di guadagno sul prezzo di copertina. Ovviamente varia da editore e da tipo di contratto, ma difficilmente si supera questa percentuale. Con il self-publishing, invece, le percentuali salgono da al 60-70%, a seconda di quale portale scegliete per fare la pubblicazione. Bene, con questo video abbiamo voluto analizzare le differenze principali tra le strade che un autore può scegliere. Ovviamente rispondere alla domanda cos'è meglio, editore o self-publishing, è molto difficile, perché dipende da quelli che sono i vostri obiettivi. Il consiglio: pensate a quello che potete mettere in gioco e a quello che possono offrirvi le diverse soluzioni. E non precludetevi nessuna strada. Editoria tradizionale e self-publishing non si escludono per forza a vicenda.